Ciao ragazzi, benvenuti sul bunker. Oggi vediamo un assetto in un calibro che non è più tanto usato. Un calibro che per tanti è stato il primo calibro, poiché da diciamo ragazzi, da neocacciatori, si iniziava con dei calibri piccoli e meglio gestibili. Così come è stato anche per me il primo calibro. È un calibro che mi ha dato veramente tanto, che mi ha fatto divertire veramente tanto e che oggi purtroppo è quasi finito nel dimenticatoio. Quindi vediamo di riprenderlo un pochino, anche perché ancora ci sono degli utilizzatori, degli estimatori e dei caricatori di questo fantastico piccoletto. Sto parlando del calibro 32, assetto che vedremo insieme dopo la sigla. Su questo canale abbiamo visto, sempre in calibro 32, un assetto da 16 grammi, un assetto da 21 grammi e un assetto da 22 grammi. Per non farci mancare niente, vedremo oggi anche un assetto da 18 grammi. Per questo assetto è stata usata la Tecna come polvere che era stata utilizzata anche per fare l'assetto da 16 grammi. Per oggi la vedremo confrontarsi con i 18 grammi. Nell'assetto precedente, se ricordo bene, è stato utilizzato un lotto di Tecna del 2016. Oggi invece, in questo assetto di 18 grammi, abbiamo utilizzato un lotto del 2019. Bancatura realizzata dal Trio Big. Bancatura in calibro 32, sempre più rare. Sempre più rare. Oggi vediamo questa 18 grammi che, come vi ho detto prima, e con Tecna. Poi servirà borra Bior, unica borra Bior, un cartoncino di chiusura, siccome la chiusura sarà in orlo tondo, e un bossolo, inutile dirvi da 63, perché è l'unica misura, bossolo con innesco 615. Allora direi di iniziare a caricare questo assetto e poi vedremo insieme i valori della prova in canna manometrica. Allora, in questo assetto ho utilizzato 0,80 di Tecna. Quindi andiamo a pesare 0,80 grammi di Tecna. Vi ricordo l'otto 2019. Borra Bior. E andiamo a dosare 18 grammi, che in questo caso è stato scelto un piombo del numero 9. A differenza di quello più leggero, quello a 16 grammi, che era realizzato in un piombo 11, quelli più pesanti da 21-22 grammi, che erano con una numerazione più grande, quindi non ci facciamo mancare niente. Come è giusto che sia, questa grammatura intermedia tra le due che abbiamo visto prima utilizzerà anche un piombo intermedio tra i due che abbiamo visto prima. Scendiamo la bilancia e dosiamo questi 18 grammi di piombo numero 9. Facciamo assestare per benino il piombo e mettiamo sopra il dischetto che useremo, il cartoncino, perdonatemi, che useremo per la chiusura. L'assetto andrà chiuso in orlo tondo ad una quota di 60 mm. Lo spazio necessario per arrivare a questa quota verrà ceduto dalla Bior, dalla sua capacità ammortizzante. Quindi andiamo a chiudere alla pressa che vedete alle mie spalle questa cartuccia in orlo tondo a 60 mm. Quindi su questo canale in calibro 32 abbiamo visto, con l'assetto di oggi, una 16 grammi, una 18 grammi, una 21 grammi e una 22 grammi. Per essere un calibro poco utilizzato e per avere veramente pochissimi componenti con notevoli difficoltà nel rintracciare questa componentistica, diciamo che su questo canale abbiamo visto un buon, tra virgolette, numero di assetti. Sono quattro assetti che vanno a toccare
grammature dai 16 ai 22 grammi. 22 grammi, che è una grammatura molto pesante, logicamente realizzata con polveri adatte a questo tipo di grammatura, cartucce logicamente bancate che avete visto nei video precedenti, anzi se non le avete viste, siete appassionati di carica del calibro 32, vi invito ad andare a vedere questi assetti che sono stati presentati in video precedenti. Se ricordo bene, la 21 e 22 grammi in un unico video e poi c'era la 16 grammi in un altro video. Adesso invece andiamo a leggere i valori di questa 18 grammi. Vi ricordo, bancatura realizzata dal Trio Big. Vi ricapitolo l'assetto: bossolo 63 con innesco 615, calibro 32, polvere Tecna in dose di 0,80, contenitore Bior e 18 grammi di piombo numero 9, chiusi in orlo tondo sul cartoncino ad una quota di 60 mm. Andiamo a vedere i valori medi della prova in canna manometrica. Sono stati esplosi 4 colpi che hanno dato una media per quanto riguarda il tempo di canna di 2764 microsecondi, una velocità V1 misurata a 2,5 metri dal vivo di volata su canna cilindrica pari a 371 metri al secondo ed una pressione di 697 bar, quindi una pressione diciamo di 700 bar per una 18 grammi realizzata con Tecna in calibro 32. È una cartuccia che con i suoi 18 grammi e il contenitore Bior dà la possibilità di variare un po' l'utilizzo, pensando magari anche ad una variazione della numerazione del piombo, magari in piombo 10 o in piombo 8, quindi cartuccia abbastanza versatile che insieme alle altre viste su questo canale vanno un po' a completare questa serie dedicata al calibro 32. Cartucce che permettono un utilizzo pratico abbastanza ampio. Magari per concludere con la serie andremo a vedere una cartuccia intorno ai 14-15 grammi, magari in un prossimo video. Detto ciò, non mi resta che salutarvi, invitandovi sempre a mettere qualche like, commentare e a condividere i video del bunker video che vengono presentati su questo canale. Ciao e alla prossima!